secondo round da Tiger. Ciao a tutti, oggi sono andata nel Tiger, quello dove c'è il reparto mangereccio, perché mio figlio si è appassionato ai biscotti danesi, quelli al burro, quelli con la scatola quella blu. E così ho notato che c'erano delle cose che lì non c'erano, come ad esempio questo Midori, che dall'altra parte era nell'altro Tiger, c'erano quelli con i lama tutti messi qui. Siccome io di Midori ne ho un bel po', questa volta volevo lasciar perdere proprio di non acquistarle, però mi ha fatto simpatia questo alpaca e quindi almeno una l'ho voluta prendere. All'interno è al solito, sembra camoscino. Questa busta, quelle che si aprono così. Poi il quadernetto ce n'è uno a righe e uno a quadrettini minuscoli. E poi la solita tasca. Ho preso delle cose per il compleanno di una bambina. Tra agosto e settembre ho davvero diversi compleanni di bambine. E cambiamo il sacchettino. Questo è il mio preferito, che carino. Per questa bambina ho preso questo, il diario. Mi sembra molto carino. Non so se è di questa collezione, anche se non penso. Però ci sono molti fogli. È molto carino. Ho preso sempre per lei queste matite. Ci sono i vari giorni della settimana. È una cosa carina perché sono i 7 giorni. E poi c'è il Me Day. Un'idea carina. Poi, allora, ho preso questo, un portapenne, molto morbido. Dall'altra parte, diciamo nell'altro Tiger, c'era quello con il caffè, mi sembra, caffè o cioccolato. Però non mi piaceva il colore, questo lo trovo più allegro, milkshake. Con questo che c'era tempo fa e io non ero riuscita a trovare, ma vi parlo di forse dell'anno scorso. Vediamo se riesco a aprirlo senza fare. Ecco. Sono praticamente le. Vediamo se ce n'è uno. Libero. È la scatola delle sardine con i pesciolini. Con le fermaie a forma di pesciolini. Questi quaderni. Carini. Sono a righe. È un bel punto di fucsia. Fucsia carico. E questo poi ho deciso di prendere un quaderno di quelli A4, sempre a righe. Questi evidenziatori forse sono di quelli che si mettono, praticamente si mette la punta da una parte, la punta dall'altra parte e poi si fa così ed è risulta, diciamo, arcobaleno. Metterò anche in quello della bambina. E poi queste bellissime penne. Vediamo che colore. Benissimo, blu. C'erano anche i nastri di questo genere glitterato, ma io ne ho qualcuno simile, quindi non l'ho acquistato. Mi sembra che c'erano. Mi sembra di colore azzurro e un fucsia più carico. E poi la parte trapuntata. Questo, di questo e di questo c'erano anche color nero. Sempre a righe. Molto morbido. E questo. Questo lo darò alla bambina. Insieme al diario e matite e evidenziatori. Così. E poi c'era questo, guardate che carino questo, morbidosissimo, molto molto carino, molto morbido. Credo che per questa collezione non prenderò più nulla, quindi io spero di avervi fatto un po' di compagnia colorata e alla prossima. Ciao a tutti, ciao.